Hey guys, welcome back. This is Italia. Today no lessons for you, but something even more interesting. You wonder, what can it be more interesting than learning Italian? Nothing, no. There is something more interesting than that. Today, I want to try with you a telepathic experiment. Ta-da! Yes. Oggi voglio provare con voi un esperimento telepatico. I want to use the camera, of course, because I cannot come and see you in person, but I want to see if it works. I want to try and think about a thing, an object, a thing, something that you eat. I'm gonna think about it very deeply, very intensely, and I'm gonna try and do this telepathic transmission with you. There is more! Those who actually can guess what I am thinking and want to write that in the comments, those people are gonna be entering this competition for which you're gonna win 1 hour Italian lesson with me, of Italian lesson with me. Is that right? Okay, so now I'm gonna start focusing, concentrating on that something that I repeat, it's something that you eat. And those of you who want to try and see if they can guess what it is, well, first of all, we're gonna see if we have that connection. And maybe if you're a man or a boy, or, well, if you're a man, maybe we have that something. We could have like a good relationship. Or also, if you're a girl or a woman, well, we could have a good friendship. Maybe we have that connection. Who knows? So, I'm really interested in seeing if you can guess what I am thinking through telepathy. Attraverso la telepatia. Quindi adesso cominciamo questo esperimento. Lo ripeto anche per i miei amici, le mie amiche italiane. Mi concentrerò su una cosa, un oggetto, meglio una cosa che si mangia, che si può mangiare, e attraverso la telepatia cercherò di comunicare questa cosa a voi che mi state vedendo. Se nei commenti che mi lascerete mi direte la cosa esatta che sto pensando, beh, vuol dire che c'è un gran feeling e soprattutto che io sono una bravissima telepatica. E qui può nascere anche una professione, chi lo sa. Comunque, adesso bando alle ciance, se volete partecipare a questo concorso, allora facciamo così che gli italiani che dovessero azzeccare questa parola, facciamo solo i primi tre, perché se me la azzeccate in 450, non posso dare 450 lezioni. I primi tre, so the first three people who's gonna find out what I am thinking of, they are gonna win the prize. So the 1 hour lesson, free lesson with me on Skype. Quindi vincerete una lezione, nel caso degli italiani, magari d'inglese, con me su Skype. Va bene? Of course, I cannot guarantee 45 people winning the prize. So, if you're among these three first people who are able to understand, to feel what I'm thinking about, you're gonna win 1 hour lesson. More than three, well, no, I'm not gonna give any more lessons because, you know, it's too much. Okay? Okay, now I am starting thinking about that
think. I'm not gonna think about the name of it, but I'm gonna think about it. Because in that case, otherwise I should be thinking in English or in Italian. Who knows? Non penserò al nome dell'oggetto, della cosa, né in italiano né in inglese. Penserò solo alla cosa in se stessa, perché così non avrò problemi di lingua. Quindi non dovrò pensarci o in inglese o in italiano, va bene? Sì, bando alle ciance, mi sono dilungata moltissimo, adesso inizia il momento della telepatia. I think this is it. Penso che sia tutto, spero vi sia arrivato. Fatemi sapere se vi è arrivato qualcosa. Let me know in your comments if guess what it is, okay? It's something that you eat. È qualcosa da mangiare. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se avete capito, percepito quello che vi ho trasmesso. Un caro saluto e il solito bacio. Ciao da Laura.